Motorsport a ruote scoperte e coperte vi attende questa sera. Sigla. Questo programma è offerto da ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione sempre. Solo grano e uova 100% italiane. La pasta di Camerino, sapori da ricordare. Ben ritrovati amici dei motori, questa settimana vi racconteremo di un pilota e di un team che sono insieme da ben 11 anni con un solo e unico obiettivo, cioè quello di vincere. Tra poco vi presenteremo i protagonisti di questa puntata, ma io prima, come al solito, vado a salutare Riccardo Scarlato. Ciao Francesca, che piacere ritrovarti, hai visto che oggi siamo vicini? Siamo vicini, sì, bene. Per la prima volta, vabbè, sono contenta, dai. Ah dai, anch'io. Tra l'altro oggi un bellissimo vestitino nero, quello di Francesca, che sta facendo veramente impazzire tutti i nostri telespettatori. Magari. Oggi, come hai detto tu, puntata veramente molto, molto interessante, in quanto parleremo di un driver che si è avvicinato al mondo del motorsport con una persona che da 11 anni lo supporta, un unico team manager con un solo e unico obiettivo, ma ne scopriremo di più tra poco e io direi di andare a presentare i nostri super ospiti. Esatto ragazzi, loro sono fuoco e benzina. È con noi Pietro Peccenini, 4 volte campione Formula Renault 2.0 VDV e Ultimate Cup. Buonasera Pietro. Ciao Francesca, ciao a tutti, ciao Ricky. Ciao, ciao Pietro. Io sono fuoco, benzina e l'altro. Esatto, adesso arriva la benzina. Adesso arriva la benzina. In collegamento telefonico abbiamo il patron del team TS Corse, è con noi Stefano Turchetto. Buonasera Stefano. Buonasera a tutti, ciao Ricky, ciao Francesca. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Tu sei benzina, ma prima dietro le quinte mi ha detto che sei più gasolio, è vero? No, sei proprio benzina a 108 anni tu. Io 110. Ah, ok, perfetto. Bene. Allora, vi comunichiamo inoltre che a fine trasmissione avremo un collegamento con il Giappone per il campionato Super GT direttamente da Suzuka con il nostro Ronny Quintarelli. Ecco, io prima vorrei parlare appunto della storia di Pietro, prima di parlare del suo 2020. Una storia che secondo me merita di essere raccontata e di essere ascoltata. Pietro, tu ti sei avvicinato al mondo del motorsport in età non molto giovane, 11 anni fa, e da lì insomma hai trovato una persona, ossia Stefano Turchetto, il team TS Corse, amore a prima vista, e da qui hai iniziato tutto il tuo percorso, dalle propedeutiche Formula Junior, poi i vari passaggi di categoria nelle formule fino ad arrivare a questo 2020. Raccontaci un po', facciamo un salto indietro nel buio di 11 anni. Ma 11 anni fa il mio unico interesse era di andare a fare il cretino in pista, solo che ho fatto un errore enorme e ho conosciuto Stefano Turchetto. È stato lui che mi ha messo dentro questo girone infernale, e che è stato, penso, il più felice o uno dei più felici della mia vita. Insomma. Ecco, noi abbiamo in regia le immagini di quando tu hai iniziato con Guarda, questa... Guarda, andavo già talmente forte che la foto è sfocata. Esatto, questo è perché non te l'ha fatta Pieri. Ecco, questa Formula Junior veramente formativa all'epoca. No, questa non dovevi metterla però, dai. Qui sei andato a fuoco, ecco, fuoco e benzina, okay. Vedi? Non a caso. Ecco Stefano, noi stiamo guardando le immagini e Francesca subito... qualcosa da chiederti. Allora, Stefano Turchetto è l'uomo che ben 11 anni fa ha messo in macchina Pietro Peccenini. Appunto, stiamo guardando queste immagini bellissime. Ti volevo chiedere che cosa ti ricordi di lui le prime volte, che impressioni hai e che impressioni avevi? Ma diciamo che mi ricordo una persona, un pilota un po' che non sapeva che parte prendere in questo mondo. Però essendo una persona molto intelligente ha capito bene qual è la direzione che doveva percorrere e siamo arrivati a questo punto insieme. È la prima volta che l'hai visto, cosa hai pensato?
la prima volta che l'ho visto, sai, poi alla fine sono cose che si dicono solo in privato tra noi amori. Ok, non vogliamo saperlo, Stefano. Qua stiamo vedendo invece la bellissima vittoria del 2018 in quel dell'Estoril, dove avete conquistato per l'ennesima volta il campionato di Formula Renault 2.0, sia nell'assoluta con Peroni. No, lì era Nico Varrone. Era Nico, ok. Ciao Nico. E poi con Pietro Peccenini, che proprio in questo momento l'ingegnere gli dice: guarda che hai vinto anche quest'anno il titolo. Ecco Stefano, già in altre puntate noi abbiamo marcato il fatto che i piloti, sia di ieri ma anche di oggi, sono abituati a cambiare casacca ogni anno. Invece voi da oltre 10 anni siete insieme. Questo secondo me è segno di fedeltà, professionalità e, perché no, di rispetto, perché oggi nel motorsport il rispetto viene un po' a mancare. Cosa ne pensi a riguardo? Guarda, hai detto molto bene, Ricky. Poi soprattutto quando delle persone intelligenti remano dalla stessa parte, possono soltanto prendere successi e lavorare insieme per questo. Ecco, però mi dietro a dire che comunque non è una roba così banale stare insieme per così tanti anni, e ci auguriamo ancora per tantissimi. No, certo, indubbiamente, sai, poi nell'arco degli anni possono nascere problematiche. Però appunto, come dicevo prima, basta avere la voglia da entrambi di andare nella stessa direzione e si supera qualsiasi cosa. Bene, devo venire più spesso, mi ha detto 2 volte che sono intelligente. Sì, infatti. Però due. La seconda ha detto che è intelligente anche lui, non so se hai notato. No, ma anche la prima ha detto 2 persone intelligenti. Esatto. Quindi o si riferiva a me. Ah, ok. Lo so. Pietro, ti faccio una domanda diretta. Sì. Chi è oggi Pietro Peccenini? Beh, sono un uomo di 47 anni, ho una fantastica famiglia. Automunito, vediamo. Automunito. Occasionalmente. Una fantastica famiglia, ho 3 figli meravigliosi, una compagna, e ho un lavoro con la mia famiglia di provenienza. Ho questo progetto meraviglioso con Stefano e tutti i ragazzi da TS Corse. E stiamo tutti cercando di superare questo periodo folle, che è tutto un equilibrio sopra la follia, no? Dice, esatto, Vasco. Yeah. E esatto. Questo direi che è proprio il momento di restare ben saldi e in equilibrio. Mentre lo dicevi c'era un'immagine tua con le braccia alzate, quindi speriamo che riusciamo a vincere tutti questo periodo come fa solitamente Pietro Peccenini sul gradino più alto del podio. Stefano, vi siete tolti tante soddisfazioni e i 4 titoli messi in cascina ne sono la prova vivente. Sì, certo. In questi anni abbiamo lavorato sempre, penso, in maniera adeguata, in maniera giusta. Abbiamo lavorato sodo e abbiamo ottenuto i risultati. E penso che comunque sia, era l'anno giusto per fare questo passo, per passare nelle ruote coperte, anche perché penso che Pietro era pronto per diventare un pilota professionista. Bene, come anticipato per Pietro Peccenini. Hai sentito che ha detto: sono pronto a 47 anni per diventare un pilota professionista. Vedi, non è mai troppo tardi. Ho detto cazzo, scusa. Franceschina, quindi vuol dire che anche tu puoi metterti in macchina. Assolutamente, tra un po'. Io ho sempre il problema che sono un po' piccolina, quindi non ci arrivo ai pedali. Stefano, cosa facciamo? Troviamo una soluzione, penso, no? Assolutamente, da buon team manager, come dire di no a Franceschina Agnati. Ecco, come anticipato per Pietro Peccenini, il team TS Corse si è aperto un 2020 sotto il segno di una nuova avventura per quanto riguarda la categoria scelta. Ecco, io prima di parlare appunto di come sono andate le prime 3 gare, Stefano, ti vorrei chiedere di parlarci un po' di questo nuovo bolide che è arrivato in casa a TS Corse. La macchina è bellissima, è fantastica, è una macchina che ti dà delle grandi emozioni da guidare, è una macchina che coinvolge la squadra. Ci vogliono tanti elementi per fare una gara, ci vogliono tanti meccanici, tanti ingegneri, e in questo caso 2 piloti. E la cosa più bella è che è proprio un lavoro di squadra,
È come una squadra di calcio, no? Che se un elemento non è 100%, la squadra non vince. E qua è uguale. Qua è la stessa cosa. Bello. Ecco Stefano, quali sono le caratteristiche tecniche di questo autentico bolide? La macchina è un motore Nismo della Nissan, 5.000 di cilindrata, con più di 450 cavalli, e ha controllo di trazione, controllo del mappa motore, ha un sacco di elettronica. Cambio sequenziale? Sempre, cambio sequenziale ormai lo do per scontato. A 7 marce? 6 marce. 6. Pietro, adesso non ci resta che sentire le tue sensazioni di guida. Come dice Stefano, è una macchina meravigliosa. E devo dire che quest'anno, anche se ho già fatto metà campionato, non ho potuto guidare tantissimo, un po' per la situazione in generale che c'è in giro, un po' per i grossi investimenti che abbiamo dovuto fare col cambio di macchina. Certo. E è una macchina che sto ancora scoprendo, che devo ancora capire nel suo potenziale, che è veramente altissimo. E ogni giro che ho la fortuna di fare su questa macchina cerco di capire qualcosa di nuovo. È veramente impressionante, è una macchina stupenda. Bene, mi piace anche quello che ha detto prima Stefano del gioco di squadra, perché non è più magari una gara sprint con le formule dove sì, è importante sempre la squadra, ma la differenza la fa forse più il pilota. Qui bisogna giocare tutti qui nella stessa direzione. Qui sei un pezzo di un meccanismo e devi stare al tuo posto e fare il tuo lavoro al 100%. Se uno si mette a fare il protagonista è un casino e basta. Bene, qua sei proprio a bordo della tua vettura a Dijon. Noi andiamo, ragazzi, un attimino in pubblicità e poi entreremo nel vivo di questo 2020 by Pietro Peccenini e TS Corse. A tra poco. Da oltre 35 anni ci prendiamo cura con passione delle vostre merci in tutta Europa. Nini Virta Transport S.p.A. La professionalità, la velocità e la precisione nelle spedizioni hanno fatto da sempre parte del nostro DNA aziendale. Trasportiamo via terra, mare e aereo, arrivando sempre puntuali a destinazione. Siamo l'unica azienda in Italia a utilizzare camion 100% elettrici, perché noi, al nostro paese, vogliamo bene. Nini Virta, un servizio chiavi in mano, logistica, distribuzione e operazioni doganali in sede. Magazzino gestito con radiofrequenza RFID per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni. Ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre. Solo grano e uova 100% italiane. La pasta di Camerino, sapori. Rieccoci nei nostri studi televisivi di Sport Italia per parlarvi ancora di prototipi e di campionato Ultimate Cup. Ecco, in nostra compagnia sempre il pilota Stefano Turchetto, il pilota Pietro Peccenini, nonché il suo team manager Stefano Turchetto, nonché ex pilota, quindi dai, non ho fatto proprio una gaffa. Ecco Stefano, proprio con te vorrei parlare. Prima di entrare nel vivo della stagione 2020, ci vuoi spiegare com'è articolato questo nuovo campionato di cui fate parte? Ma allora, il campionato è un campionato di 7 gare, purtroppo quest'anno hanno dovuto fare delle variazioni per dei problemi che tutti conosciamo. Sono riusciti comunque sia a fare un ottimo lavoro, a mantenere sempre 6 gare al posto di 7. Adesso noi siamo al giro di boa, ci manca ancora Navarra, Portimão ed Estoril. Finiamo al 13 dicembre in Estoril, che è una pista che negli ultimi anni ci ha sempre regalato delle soddisfazioni. Esatto. Allora, quest'anno correrete in modalità endurance, quindi 4 ore di gara. Sì, 4 ore è una cosa nuova per tutti noi, però la trovo una cosa sensazionale. È proprio bello, perché c'è un lavoro di squadra, proprio di entrambi gli elementi, che non deve incepparsi niente. Dal cambio gomme alla strategia, alla benzina, qualsiasi cosa. Anche i piloti devono essere sempre concentrati, nonostante il grosso tempo di guida che hanno, perché
ci sono degli stint da un'ora, certo. Quindi devono essere sempre concentrati e stare sempre sul pezzo. Bene. Allora, la stagione si è aperta a causa Covid a inizio settembre dallo storico tracciato francese di Dijon. Pochissime giornate di test, Pietro, con la sì. nuova vettura, e subito arriva il quarto posto. Sì. Allora, la gara di Dijon è stata la prima gara, è stato ovviamente uno shock per tutti, uno shock bellissimo che auguro a certo. chiunque. E lì... siccome siamo intelligenti, come ha detto Stefano. Esatto. Adesso non ti vantare. Abbiamo capito molto della complessità di questa sfida e abbiamo portato a casa una bella lezione che abbiamo capitalizzato subito, perché poi la seconda gara, Magny-Cours, che mi starai per chiedere. Wow. Esatto. Adesso intanto stiamo guardando le immagini di Dijon, questa bellissima griglia di partenza con un Pietro Peccenini che, come detto, ha... si è sverginato nel mondo. No, io vado dopo questa. No, giusto, si può dire sverginare? Sì, hai debuttato, dai. Meglio così, dai. Meglio debuttare. Maria, io esco. Esatto, dopo Dijon siamo andati a Magny-Cours. Sì. Dove pioveva appena Magny-Cours, diluvio gocce, sì, e lì è arrivata una vittoria straordinaria. E quindi vuol dire sì, è stata la dimostrazione di quello che diceva Stefano, che è stata una vittoria di squadra. Io penso che il lavoro fatto in box è stato molto più determinante del lavoro fatto da noi piloti in pista, con tutta l'umiltà. Poi bisogna dire che non abbiamo fatto errori, io e Ugo, per cui siamo stati almeno bravi a restare in pista. Ecco, nominiamolo il tuo compagno, Ugo. Ugo Carini, francese di Parigi, un ragazzo giovane di 25 anni, molto intelligente anche lui, perché sennò non faceva parte della TS Corse. No, è un super ragazzo e siamo contentissimi di averlo con noi. Credo che lo sia anche lui, e anche perché trovare team come la TS Corse non è mica facile. Ecco, qui stai tagliando il traguardo per primo, era il tuo compagno di squadra, e qui tutta la felicità, Stefano, al muretto box da parte vostra. Prima vittoria in carriera. Fantastica, un'emozione indescrivibile, fantastica. Poi specialmente alla seconda gara, insomma. Esatto. Ecco, allora, a distanza di qualche settimana, il campionato Ultimate Cup poi è tornato nuovamente in quel di Magny-Cours. Questa volta il meteo è stato più clemente, la coppia Peccenini-Carini ha conquistato nuovamente un altro quarto posto. Sì, un weekend con un completamente diverso, è stato sull'asciutto, in notturna, quindi c'è anche stata la prima esperienza di guida notturna. E ti ho mandato un camera car che, se vuoi far sì, vedere. Sì, ce l'abbiamo. Ti dà l'idea di cosa non vedi più di quello che vedi. Esatto. E lì è stata un'altra esperienza molto interessante per tutti, perché abbiamo cominciato a confrontarci anche con i limiti, i concetti dell'usura meccanica. Insomma, stiamo conoscendo questa macchina anche nelle sue debolezze. Che bella, guardala qua, di notte. Com'è correre di notte? Bah, la prima volta che provi ti spaventi, i primi giri. Poi il cervello, essendo intelligente, esatto, si organizza, esatto, e costruisce, come dire, nuovi punti di riferimento sulla via. E in realtà poi non è poi così diverso dal punto di vista della performance. Perdi qualcosina forse, ma... Beh, si può andare molto forte anche di notte. Beh, ho visto che anche le illuminazioni di queste macchine sono stellari. Sì, ma in realtà quando guidi è come andare a fare spenti. Quando vai a 260 poi... Vabbè, certo. Sì, quello sì. Io non sono intelligente. Dai, Rick, non ti buttare giù così. Bene, comunque è un campionato che ti piace. Qua sei proprio in sella alla tua LMP3 a Magny-Cours. Abbiamo anche l'audio, se volete far sentire anche ai nostri telespettatori il boato di questa LMP3. Eccola qua. Fantastico. Va forte. Va forte sì. Ma poi guida a destra? Guida a destra. Questo devi chiederlo. Sì, ma l'abitacolo è veramente molto stretto. Sì, è spostato sulla destra per facilitare il cambio pilota. Ah, ok. Ok, ok. Bene, bene, bene. Abbiamo proprio una domanda per Stefano, Fra. Sì, allora Stefano, i prossimi appuntamenti ora dove si disputeranno? Adesso abbiamo la prossima gara a Navarra, il 15 novembre. E dopo andiamo a Portimão il 29 novembre e infine all'Estoril il 13.
di dicembre. Bene, noi vi auguriamo un grandissimo proseguo di stagione. Io ti saluto, Stefano, è stato un piacerissimo averti in collegamento telefonico con noi. Grazie mille, un saluto grosso anche a voi, grazie di tutto. Ciao, alla prossima. Ciao, Stefano. Buona serata. Ciao. Noi siamo in chiusura. Ti è piaciuta questa puntata, molto, Franceschina? Devo vero? Dire la verità, posso dire la verità? Una delle mie preferite. È vero, perché abbiamo sì. visto belle macchine, abbiamo avuto in studio un super pilota, abbiamo avuto in collegamento un giornalista e un team manager veramente con la T maiuscola. E che dire, Pietro Peccenini, io ti ringrazio per questa bella Grazie puntata. Grazie a voi, è sempre un grande piacere venire da voi. Noi ragazzi andiamo un attimino in pubblicità, la nostra Franceschina si va a cambiare. Mi dici come ti vesti? Assolutamente no, come Vabbè. Al solito, sorpresa. Bene, come Pietro hai qualche preferenza, colore? Non... Io sono aperto a tutto. Bene. Noi ragazzi andiamo un attimino a cambiarci e subito dopo Orace TV con una straordinaria puntata. Grazie di averci seguito, tra poco. Questo programma è offerto da ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre. Solo grano e uova 100% italiane. La pasta di Camerino. Sapore.